La sensazione dopo il match contro la Cagli Milano è che l'equipe Orizzonte, dato il suo valore tecnico, potrebbe condurre tante gare in porto con il pilota automatico. Lo conferma il parziale di 11-2 a metà gara con l'Etne in pieno controllo sulle ragazze di coach Binchi. La solita tempesta perfetta targata Orizzonte comincia poco dopo il via della partita con la Bianconi che porta subito in vantaggio le padrone di casa e ancora lei nemmeno un minuto dopo a timbrare il secondo centro ben imitata quasi a cadenza regolare da Garibotti, Aiello e Van der Sloot. I primi cenni di presenza delle milanesi nelle acque di Nesima arrivano dopo un minuto e mezzo nel secondo quarto, attimo prima del quale Rosaria Aiello ha avuto comunque il tempo di marcare la sesta rete catanese. Le ospiti rispondono con Vukovic e Cusina, ma è solo un momento di pausa durante lo show etneo che riprende pochi istanti dopo con Ilse Kulas che si prende la prima gioia personale della stagione. L'incubo della Cagli Milano prosegue fino al cambio vasca con Garibotti, Marletta Palmieri e la giovane Spampinato che aggiungono tutto un contributo personale. Dopo il cambio vasca però l'equipe si rilassa, complice il gap insormontabile fin lì costruito. Così Arianna Gragnolati riesce a trovare l'1-2 che, se non riapre il match, ha quantomeno il potere di far infuriare Martina Miceli che non tollera distrazioni che in altro contesto potrebbero risultare letali. Il 13-5 col quale la gara si presenta agli ultimi 8 minuti è più che rassicurante e, ripresa la consueta feroce agonistica, le etnee incrementano ulteriormente il vantaggio con Palmieri e Van der Sloot e con la seconda rete di Spampinato che certifica l'ottimo lavoro fatto dalla cantera equipe. A fine gara è Roberta Bianconi a commentare la prestazione della compagine etnea. Ci stiamo preparando per, diciamo, i periodi più verso gennaio, i periodi un pochettino più aggressivi a livello di campionato e tutto, però ogni partita è un'occasione per mettere un tassellino in più per arrivare poi pronte nel periodo importante. Quindi oggi ho visto una bella squadra, mi è piaciuta, siamo state tutte molto aggressive, qualche errorino che ci può stare comunque nell'arco dei quattro tempi e se continuiamo così secondo me ci potremo divertire. La vittoria di Nesima conferma l'equipe Orizzonte in vetta alla Serie 1 a quota 6 punti insieme alle rivali del plebiscito Padova che si impongono senza problemi su Velletri con un 15-1 eloquente. La terza giornata metterà le due rivali davanti al primo vero test stagionale. Garibotti e compagne faranno visita alla SIS Roma di coach Capanna, mentre le campionesse d'Italia in carica riceveranno l'agguerrito Rapallo in quella che potrebbe essere una giornata estremamente indicativa per la storia del campionato.